Con la sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti si è conclusa la prima parte del contratto di Fiume per il Frigido, un percorso iniziato nel 2019, durante il quale sono stati individuati 32 interventi principali sul corso d'acqua che attraversa il territorio di Massa. Un progetto, quello relativo ai contratti di fiume, in parte finanziato dal bando regionale e in parte dal CESVOT, che si basa su tre elementi fondanti: la prevenzione del rischio idraulico, la tutela ambientale e lo sviluppo del territorio. Tra i primi progetti finanziati e realizzati, il censimento delle opere dismesse presenti lungo il corso, elementi che possono svolgere importanti funzioni anche dal punto di vista idraulico. Sì, esatto, il Fiume Frigido ha come caratteristica quella di essere in parte poco, molto edificato e quindi non si possono trovare delle vere e proprie aree di espansione, ma tuttavia sono presenti molte aree con aree dismesse, fabbricati piuttosto che piazzali, che potrebbero essere recuperati per delle funzioni ecosistemiche. Funzioni ecosistemiche che, come appunto hai anticipato, possono essere da aree di assorbimento, per migliorare la penetrazione dell'acqua e l'infiltrazione delle acque, soprattutto in una realtà come quella di Massa, che ha dei grossi problemi di allagamento quando piove, ha invece funzioni sociali, come per esempio il recupero di alcuni immobili per realizzare delle attività che sono collegate al fiume e a una migliore fruizione del fiume.